Il governatore di Puglia, Michele Emiliano, firma la nuova ordinanza regionale sulla scuola. Dal 25 al 30 gennaio in Puglia tutti gli studenti delle scuole superiori svolgeranno le lezioni con la didattica digitale, mentre gli alunni delle scuole elementari e medie, nonché i bimbi della scuola dell'infanzia, proseguiranno con la didattica in presenza, con possibilità per i genitori di chiedere la didattica a distanza. Dal 1 febbraio sino al 6 febbraio, invece, i ragazzi delle superiori potranno tornare a svolgere le lezioni in presenza, ma con il limite del 50% di presenza di studenti in ogni istituto. La xylella, il noto batterio killer degli ulivi, continua a colpire la regione. Registrate altre 93 piante tra ulivi e mandorli infetti nelle province di Taranto e Brindisi. Salgono a 423 le piante conclamate infette del secondo semestre 2020. Inarrestabile l'infezione, ha commentato la Coldiretti Puglia. Un'epidemia non stop che necessita di un inasprimento delle misure. Non accenna a calare il numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia. I dati di ieri ci parlano infatti di 13.633 nuovi casi e 472 decessi. In Puglia riscontrate 1.018 nuove positività, di cui 190 nel Tarantino e 31 vittime. Sono 274 le persone attualmente positive al Covid ricoverate nei vari presidi dell'area ionica, mentre si preannunciano novità per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Tra 2 giorni, infatti, è previsto l'arrivo in Puglia di più di 30.000 dosi di vaccino tra Pfizer e Moderna. Protesta questa mattina dei giudici di pace di Taranto, riuniti in Piazza della Vittoria in occasione di un flash mob. Al centro delle contestazioni la riforma del settore per un più corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Da parte dei giudici di pace la richiesta di stabilizzazione attesa da 20 anni. Svolgo questa attività da circa 20 anni e purtroppo da circa 20 anni assistiamo davvero, ecco, ad un'annosa problematica che non viene risolta. Nonostante la legge Orlando, purtroppo successivamente sono state fatte tante richieste anche da federazioni sindacali che ci appartengono, come la Federmotte ed altre. Però purtroppo il governo e i vari ministri di giustizia che si sono succeduti non hanno risolto il problema. Il problema nasceva dalla mancanza di 3 condizioni per chi comunque lavora. Mi riferisco alla previdenza, che non c'è per la magistratura onoraria, mi riferisco alla malattia, che non c'è per la magistratura onoraria. Mi riferisco addirittura, ecco, alla maternità, e mi rivolgo quindi a tante donne che purtroppo non hanno il rispetto di un diritto che è quello della maternità, nonostante un compito abbastanza gravoso. Il Taranto rinforza la propria struttura con l'arrivo di un nuovo dirigente. Il club del presidente Massimo Giova, infatti, avrebbe trovato l'accordo con l'esperto Pierluigi Valentini, già direttore generale della Virtus Francavilla, responsabile dell'area marketing del Lecce e responsabile sportivo della Corvino Soccer Academy. L'ufficialità potrebbe giungere nelle prossime ore, mentre nel frattempo, dopo il rinvio della gara interna contro il Molfetta, gli ionici si apprestano a vivere quello che potrebbe essere l'ultimo weekend da spettatori.